Buon pomeriggio e benvenuti al nostro primo piano. Iniziamo la settimana come sempre andando ad approfondire le notizie che da poco avete visto nel TG e lo facciamo ovviamente ripartendo da quello che è stato. Una settimana fa eravamo qui a iniziare a raccontare le discussioni intorno all'elezione del Presidente della Repubblica che poi si sono concluse sabato scorso con di fatto la riconferma di Mattarella. Ne parliamo di questo insieme a tanti altri temi con i nostri ospiti di oggi, intanto con Andrea Barabotti della Lega, un altro ospite ci sta per raggiungere. Vincitori e vinti, Barabotti, di questa corsa al Quirinale, la Lega come ne esce? La Lega ne esce dopo aver lottato come un leone nell'agone politico romano. Sappiamo che i cittadini hanno visto con quale forza si è battuto Matteo Salvini per dare un nuovo Presidente della Repubblica a questo Paese. Nelle nostre speranze sarebbe dovuto essere di centrodestra, preferibilmente donna. Purtroppo, c'è da dirlo con grande chiarezza, i veti, le paure di qualcuno e una certa politica, stile Prima Repubblica, ha trionfato sul coraggio e sulle opportunità che potevano essere rappresentate da un ciclo politico nuovo. Purtroppo, quando abbiamo capito che non ci sarebbe stato modo di uscire dal pantano romano con il nome di un nuovo Presidente della Repubblica, per senso di responsabilità abbiamo fatto in modo che cessasse quel teatrino indegno di cui la politica purtroppo ha dato mostra. E su questo è bene essere chiari, da oggi inizia la nostra battaglia perché il Presidente della Repubblica alla prima occasione utile possa essere eletto direttamente dai cittadini. Che è uno dei temi che tra l'altro per primo Matteo Renzi ha riportato proprio sul tappeto in questi giorni. Ci l'ha raggiunta anche Cristina Giacchi, consigliera regionale del PD. E allora, questa è la fotografia per quanto riguarda la Lega. Il centro-sinistra, diciamo, se da una parte Matteo Salvini si è battuto a corso qua e là per tutta Roma andando a suonare campanelli, facendone un po' di tutte, la tattica attendista del centrosinistra, del segretario Letta in primis, alla fine ha pagato perché Mattarella, rappresentante delle istituzioni, ma insomma uomo che da quella radice viene. È così, io capisco la ricostruzione che il mio dirimpettaio della Lega offre, ma credo che Salvini abbia dimostrato davvero il peggio del peggio in questo frangente, perché una cosa è fare proposte, una cosa è sforzarsi di trovare un nome adatto e una cosa è bruciare le prime cariche dello Stato, buttare un nome dietro l'altro su un tavolo, chiamare in causa donne perché sono donne, con quest'idea della donna al Quirinale che è un'idea assurda in questi termini e offende le donne, perché non è che una donna perché è una donna in quanto tale. O... Vabbè, i nomi che erano stati fatti erano di altissimo profilo. I sostenitori delle quote rosa erano... siete voi, non siamo noi. No, le quote rosa sono un discorso. Una cosa sono le quote rosa quando si tratta di determinare e di scegliere i partecipanti alle assemblee, di scegliere i candidati nel meccanismo di funzionamento di una democrazia che vorrebbe essere una democrazia compiuta come la nostra. Una cosa è usare l'idea di una donna, ripeto, bruciando nomi di alte cariche dello Stato, buttandole su un tavolo prive di qualunque accordo. Mi è sembrata una politica scellerata e uno spettacolo indegno delle istituzioni. Uno spettacolo indegno delle istituzioni, indegno, ma l'hanno dato coloro che in Barabotti. Primo luogo all'interno del centrodestra hanno fatto come fecero con Prodi i famosi 101. E bruciando quindi questa opportunità. Io questo non lo so, se Salvini non ha accertato che avesse una tenuta quando proponeva dei nomi e l'ha fatto senza capire quali nomi. Stavo finendo io, Barabotti, se mi lascia finire, poi dopo la faccio replicare. No, certo. Prego. Allora, il tema è questo. Io ho trovato indegno questo spettacolo, indegno il parlare di una donna per una donna al Quirinale. Questa è una retorica che non ha senso. Poniamoci il problema seriamente del perché abbiamo così poche donne nei vertici e nei ruoli determinanti dello Stato, tant'è vero che le due o tre che abbiamo ce le siamo bruciate tutte facendo i nomi a raffica una dietro l'altra. Dopodiché credo che la scelta di Mattarella sia una non scelta,
che dice molto però sul paese, sulla condizione della classe dirigente e anche qui sono d'accordo, vengo al suo discorso, anche forse su un ripensamento necessario dei nostri assetti istituzionali, cioè probabilmente questo fatto che la scelta del Presidente della Repubblica non si riesce mai a fare isolata da altre scelte, quello è stato connessa con le dinamiche di rinnovamento del governo, questo secondo me ha reso evidente un fatto che può avere diverse letture, però io non ne saprei, a questo momento non ne vorrei neanche indicare una sulle altre. Una prima lettura è contingente, cioè sicuramente abbiamo un Parlamento che non fotografa più gli equilibri politici tra le forze che rappresentano gli orientamenti nel paese, e quindi c'è questo scollamento tra le forze parlamentari e le spinte del consenso fuori dal Parlamento. E questo chiaramente è un dato che si riallinea con le elezioni. Dall'altro lato invece un fatto più di ingegneria istituzionale, cioè di meccanismo istituzionale. Forse siamo alle soglie di una revisione in senso parlamentare, in senso presidenziale del nostro assetto. E qui si trova con quello. Forse è un'ipotesi che si può ragionare, ma ripeto, questa elezione... Già dopo Napolitano si potevano avviare questi ragionamenti, dopo il Napolitano bis, e il Mattarella bis lo conferma, è conclamato che noi abbiamo un tema istituzionale che può avere due letture, una contingente e una più di assetto. Bisogna vedere, allora, intanto con la condizione politica attuale è impossibile pensare ad una situazione di questo tipo, siamo a un anno dalle elezioni, il Parlamento che ne uscirà probabilmente avrà la possibilità anche di rimetterci le mani, e qui veniamo al tema del futuro, cosa succede adesso, che anno sarà per la nostra politica, anche per il rapporto che la Toscana avrà con le istituzioni romane, con il governo, tra poco iniziamo a parlare anche di scuola, che è uno dei grandi temi della pandemia che è ancora purtroppo ben presente. Per il centrodestra che anno sarà? A meno che esista sempre un centrodestra, perché come qualcuno ha detto, di fatto si è sfracellato. Allora, il centrodestra purtroppo abbiamo dovuto constatare che all'interno del centrodestra ci sono delle forze centripete, e qua rispondo anche a quanto diceva la consigliera Giachi. E noi non abbiamo bruciato delle donne, noi abbiamo messo sul piatto alcune cariche istituzionali molto importanti e alcune donne che avevano assolutamente le caratteristiche per rivestire il ruolo di Presidente della Repubblica. Questo non significa bruciare un nome, questo significa acquisire la disponibilità di questi alti profili e cercare condivisione, ovviamente all'interno dell'alleanza di centrodestra e all'esterno dell'alleanza. Il voto alla Casellati avrebbe potuto segnare, diciamo così, se alla prima votazione sulla Casellati il centrodestra avesse votato compattamente con i suoi 400 e oltre parlamentari e comunque grandi elettori, parleremmo oggi probabilmente di una storia diversa. Il problema è che all'interno del centrodestra ci sono, all'interno di Forza Italia in particolare, ci sono dei parlamentari e delle forze che comunque ambiscono a riportare l'Italia nella prima repubblica con un sistema elettorale proporzionale dove nessuno perde e tutti, come si dice, con Francia o in Francia o Spagna purché se magna. Ecco, rischiamo di tornare lì, e dietro all'individuazione di questo Presidente della Repubblica c'è stata proprio una lotta interna tra chi vuole portare la nostra Repubblica nel futuro, quindi con una legge elettorale maggioritaria che dia la possibilità a governi e esecutivi forti di formarsi il giorno dopo le elezioni, e chi vuole invece riportare la nostra nazione nella prima Repubblica, quindi con una legge proporzionale dove i cittadini votano ma i governi si formano in Parlamento con quelle logiche purtroppo molto molto opache che abbiamo visto per l'elezione del Presidente e che abbiamo visto anche in questa legislatura. Ci sono stati tre governi, uno a trazione centrodestra, uno a trazione centrosinistra e uno più o meno di unità nazionale. Non voglio uscire dalla domanda, non voglio fuggire dalla domanda: che cosa succede al centrodestra? Oggi noi abbiamo la necessità sicuramente di ripensare e ricostruire il centrodestra, partendo con chi ha la visione di un paese dove il presidenzialismo dovrà necessariamente imporsi con una legge elettorale in senso maggioritario e con esecutivi forti come accade in altri paesi d'Europa. Ma nella Lega invece che succede? Perché anche in questo centrodestra che lei tratteggia, le carte chi le dà?
Le carte, noi siamo in un partito che si chiama Lega per Salvini Premier. Quindi le carte del nostro movimento le dà Giorgetti, il segretario Giorgetti federale, lo sa questo. Che è Matteo Salvini. Giorgetti lo sa perché è iscritto, prende la tessera e sulla tessera c'è scritto esattamente Lega per Salvini Premier. Perfetto, però magari può anche cambiare idea. E invece del centro-sinistra, perché anche lì insomma bisogna capire cosa accadrà. Letta il giorno prima delle elezioni di Mattarella, uscendo da quell'incontro con Conte e con Salvini, dal quale si era detto molto ottimista, disse chiaramente ci sono due maggioranze diverse che si confrontano. Una è quella che tiene in piedi il governo Draghi e che è la maggioranza larga di Unità Nazionale, per intenderci. Le altre sono le due maggioranze che, diciamo, verosimilmente potranno confrontarsi alle prossime elezioni, ovvero il centrodestra, che in quel momento tratteggiava adesso anche Barabotti, e l'alleanza PD 5 Stelle. Anche 5 Stelle bene bene non stanno, e c'è un grande centro che aleggia, che diciamo va da Azione di Calenda a Forza Italia a il suo ex sindaco Renzi. Ma io credo che sul campo largo famoso, a cui molti di noi, anch'io, aspiriamo per poter fronteggiare il centrodestra alle prossime elezioni, ci sia ancora parecchio da lavorare. E che questa elezione abbia dimostrato come i 5 Stelle siano ancora in una fase magmatica, anche se è una fase magmatica non di inizio ma di esito, per cui non si capisce bene chi va dove e con quale e chi seguirà. Dopo date le carte, chi giocherà effettivamente le partite, perché quello è un tema. Certo, devo dire, la magra consolazione di tutto questo è che il mio partito, il centro-sinistra, ha retto un pochino meglio alla prova degli eventi. Anche scegliendo di non fare nulla, anche con molta pressione, per cui facciamo anche noi un nome, ma diciamo con una dimestichezza con il meccanismo istituzionale e un certo mestiere, come posso dire, di chi sa che in quel frangente il giocatore di primo piano era il centrodestra. Certo, con i numeri, no, come sappiamo, emerso chiaramente. E si è dimostrato, e quindi chiaramente politicamente cercando di far emergere tutta l'inadeguatezza di questo centrodestra e del suo kingmaker, in questo caso cioè di Salvini, a portare a casa un risultato. Io devo dire, non mi piace parlare della casa degli altri, ma questa volta mi viene facile. Fossi un elettore della Lega, dopo il papete, dopo la prova di questi giorni, mi interrogerei su che mantenere quella scritta nel simbolo e sulla tessera del partito. Suggerimenti agli altri. Non do suggerimenti, dico se io fossi mi immedesimo e dico che avrei un pensiero, vengo alla sua provocazione su Giorgetti, perché chiaramente questo c'è, come è conclamato dopo le esternazioni della Meloni e di altri, che c'è un tema di tenuta della compagine, effettivamente conclamato e mi sembra anche accettato dai partecipanti. Noi, ripeto, abbiamo i nostri temi e le nostre beghe e i nostri problemi, in questo frangente abbiamo dato una impressione e ha avuto una tenuta migliore. Devo dire, se usciamo dalle parti, dalle nostre vesti di rappresentanti di partito però, e ci invece collochiamo in quelle con cui spesso con Barabotti mi trovo, di analisti della situazione, anche cercando con molta lealtà di confrontarsi, devo dire che la diagnosi sulla condizione dei nostri dirigenti politici dà un po' da pensare sull'immagine. Se c'è una sconfitta alla politica in questa, cioè, come ha detto qualcuno, si è ottenuto il miglior risultato nel peggior modo possibile. Forse no? Anche così, ma io penso, vado un pochino oltre, cioè dico, non mi fermo a dire la politica per la politica, perché non, l'illusione che la politica sia una sfera aliena dalle condizioni della società e che respiri un'aria tutta sua, che sia autarchica rispetto alla società che la esprime, è un'idea che devo dire instilla nei nostri cittadini, concittadini e concittadine un sentimento forte di antipolitica e nasconde la luna dietro il dito. Perché in realtà questa classe politica esprime la condizione di questa società. I politici non li portano da Marte con la navicella in Parlamento. Vengono scelti, vengono selezionati. Quindi c'è un tema di formazione politica, c'è un tema di generale condizione e capacità di comprensione della realtà, dei fatti, di tutta la società che sceglie i politici che la rappresentano. E allora entriamo nella realtà, chiudiamo la parentesi legata al Quirinale, perché insomma abbiamo parlato per una settimana e abbiamo visto come sono andate le cose. Adesso guardiamo al futuro, abbiamo
provato a guardare il futuro della politica, il futuro molto più immediato ci porta a parlare di come si affronta questa fase della pandemia con i numeri. Stiamo facendo un po' di calcoli, poi stasera nel TG alle 19.30 saremo ancora più chiari e ancora più precisi, ma si chiude oggi il mese di gennaio. Dal primo di gennaio ad oggi abbiamo raggiunto in Toscana praticamente lo stesso numero di positivi che si erano avuti dall'inizio della pandemia, cioè dal marzo del 2020 al 31 di dicembre. Questo per rendersi conto di che fase è della pandemia, di che fase stiamo affrontando, con un tema che in particolare la consigliera Giachi sta molto a cuore, che è quello della scuola in caos totale. E allora ci colleghiamo e salutiamo Luca Lunghini, che è un blogger, ma in questo caso è soprattutto un babbo, che ormai da tanto tempo si trova chiuso in casa insieme ai suoi figli, perché quarantena da una parte, positività dall'altra, insomma una situazione un po' complicata, non si mette il naso fuori da prima di Natale. Lunghini, è così? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, fondamentalmente è così. Purtroppo la nostra situazione è quella di tantissime altre famiglie fiorentine, toscane, italiane, insomma. Abbiamo tantissime difficoltà in mezzo ai meandri della burocrazia e delle leggi incomprensibili che purtroppo ancora oggi mettono sullo stesso piano i bambini vaccinati con quelli non vaccinati, con quelli guariti da Covid. Veramente un caos, una didattica a distanza che sta sempre più lasciando a casa tantissimi ragazzi, e poi soprattutto abbiamo la grandissima difficoltà che l'ASL in questo momento non riesce a stare dietro ai numeri della pandemia, e dunque arrivano a volte provvedimenti di quarantena quando i bambini sono già tornati a scuola. Altre volte arrivano quarantene pur avendo i bambini con due dosi di vaccino. È veramente un grandissimo caos. La sua situazione ce la riassume come, perché siete in casa da prima di Natale? Sì, no, allora noi viviamo questa situazione qua. Noi abbiamo un bambino che va alla scuola materna, che ha fatto la prima dose di vaccino diciamo poco prima di Natale, e che poi non ha fatto a tempo ad avere la seconda dose perché ha contratto il Covid durante le vacanze di Natale, quando noi però eravamo già in quarantena, perché siamo stati messi in quarantena il 23 di dicembre. Fortunatamente il bambino si è negativizzato praticamente il giorno della Befana, o subito dopo. E poi il più grande è alla scuola primaria, che pur avendo concluso il ciclo vaccinale ancora adesso è in didattica a distanza, perché pur non avendo un provvedimento di quarantena da parte dell'ASL, la scuola ha messo in quarantena tutta la classe e addirittura adesso chiede il tampone obbligatorio per rientrare, quando il tampone obbligatorio non lo si chiede più nemmeno per le persone che vanno a lavorare. E quindi anche un bambino che ha due dosi di vaccino e che dunque ha concluso il ciclo vaccinale da più di 14 giorni, come dice la legge, viene obbligato all'ennesimo tampone per entrare a scuola, quando mio figlio dall'inizio dell'anno ha già fatto, se non sbaglio, 6 o 7 tamponi, e siamo alla terza o alla quarta quarantena. Le sono nel cuore, anch'io ho due figli e la situazione non è troppo diversa da quella che ci racconta lei. Allora, sentiamo le risposte. Giachi, il vostro gruppo, il gruppo del Partito Democratico, ha presentato proprio questa mattina una proposta al governo che metterà le mani sul settore della scuola, insomma rivedrà un po' le regole in settimana. Sì, è così, è partita proprio dalla Toscana. Io e Enrico Sostegni, come presidenti delle due commissioni scuola e sanità, abbiamo presentato un atto in consiglio regionale. Parallelamente una proposta è partita direttamente al ministro, dal sindaco di Firenze e dall'assessora Sara Funaro. Era già nei 10 giorni passati partita questa idea di semplificare le regole e soprattutto di allineare in prima battuta le regole del mondo della scuola con le regole dei decreti che governano le quarantene, gli isolamenti nella società normale. Perché
avevamo assurdamente delle situazioni in cui il pomeriggio si poteva andare fuori perché non si era in quarantena, ma la mattina bisognava stare in quarantena perché la scuola era in DAD in quarantena. Quindi intanto un allineamento delle due procedure e poi un'uscita anche della scuola, anche se tardivamente rispetto al resto, ma questo è comprensibile perché la campagna vaccinale non è allo stesso punto con i ragazzi delle scuole rispetto alla popolazione in generale. Dipende di quali scuole, i ragazzi da 12 anni in su sono un pezzo avanti, ma i ragazzi fino a 14 anni, soprattutto la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, bisogna crescere, bisogna aumentare. Questo generava chiaramente una differenza nelle regole. Ora questa differenza è meno spiegabile perché la campagna sta andando avanti e dall'altro lato perché i guariti e i vaccinati cominciano ad essere molti e con la variante Omicron sappiamo che anche la positività è di durata più breve, è meno contagiosa, quindi si sta chiedendo una revisione delle regole, credo che arriverà nelle prossime ore, e comincia oggi la discussione, che arrivi a questo e anche ad alleggerire le ASL, gli uffici igiene dal compito che hanno, pazzesco, di certificare ogni singolo passaggio di questa procedura. Anche perché T0 e T5 molto spesso è complicatissimo da avere, il T0 si hanno i risultati quando dovrebbe arrivare il T5. Soprattutto perché dovrebbero essere in tempo reale per il momento. E oltretutto l'esplosione dei contagi da Omicron, che voi ora dicevate, i numeri sono esattamente quelli. Stamattina per la prima volta c'è una flessione verso il basso che fa respirare un po'. Sia di tamponi che di casi. Ma insomma. Posso dire una cosa? Prego. Prego. Una cosa brevissima proprio in merito a ciò che diceva adesso la dottoressa Giachi. Il problema però è che siamo già in netto ritardo, perché infatti nel momento in cui si spinge per la vaccinazione anche nella fascia di età 5-11 anni, non possiamo aspettare i primi risultati per premiare quei genitori che con grandissima difficoltà hanno scelto liberamente di vaccinare i propri bambini, perché la vaccinazione di un bambino di 5 anni e mezzo, come è capitato a me e a mia moglie, è una scelta che comunque è una scelta che, se fatta in maniera consapevole, è una scelta che porta anche a dover parlare con un bambino di 5 anni e mezzo. Certo. E nel momento in cui il bambino viene vaccinato e poi magari contrae il Covid, ma comunque rimane in quarantena come tutti gli altri che non sono stati vaccinati. Non lo capisci. Certo. Certo, dottoressa Giachi, ma il meccanismo del premio andava messo contemporaneamente alla spinta vaccinale. Perché il problema grosso è che oggi io il bambino che va in quinta elementare, che oggi per sua libera scelta non ha fatto il tampone, ma è rimasto insieme ad altri 3 bambini a casa e gli altri 21 sono a scuola e lui ha concluso il ciclo vaccinale. Questa è la lesione del diritto allo studio. E questo soprattutto quando l'autorità sanitaria, che è l'ASL, che è l'unica che dovrebbe dare il provvedimento di quarantena, perché è un provvedimento sanitario, non è un provvedimento amministrativo e nemmeno didattico, me lo insegna lei che per tanti anni ha lavorato sulla scuola. Allora mi deve spiegare perché senza un provvedimento sanitario mio figlio oggi è in didattica a distanza, perché viene imposto il tampone. Facciamola rispondere anche su questo. Io sono perfettamente d'accordo con lei, tant'è vero che abbiamo fatto un atto per allineare queste regole, ma il tema è proprio perché la scuola risponde ai criteri delle circolari del Ministero dell'Istruzione e invece la sanità è organizzata a livello regionale, quindi tutto questo è rimasto disallineato nel momento in cui con la campagna vaccinale dei più piccoli e con la variante Omicron il Covid ha spiazzato e ha accelerato anche l'evoluzione. È un mese però. Non so che dirle, io sono d'accordo con lei. Aspetta, voglio sentire anche Paravotti su questo. Diciamo che anche volte, da padre, anche in questo caso. Sì, ho poi una mia fattispecie da raccontare, perché io per 10 giorni sono stato in isolamento con la mia bimba di 2 anni, risultata positiva, asintomatica. E quindi ho passato 10 giorni di isolamento a casa con lei, cercando di fare smart working nei ritagli di tempo in cui i miei genitori con FFP2 potevano venire a farsi carico di questa piccola. Però quindi anch'io ho vissuto una mia
una mia, tra l'altro avrei voluto fare un tampone di controllo prima della fine dei 10 giorni, però è impossibile accedere anche a spese proprie a un tampone di controllo intermedio. Sì, sì. E quindi da quel punto di vista sono stato veramente obbligato a non andare a lavorare o a lavorare sicuramente meno da casa. C'è una questione: quando ci sono le norme che fra loro non sono perfettamente allineate, nel mondo di una volta esisteva il buon senso di dirigenti scolastici, certo, di dirigenti sanitari, che in qualche modo... Infatti è stato applicato, è quello di cui si lamentava il nostro ascoltatore. Chiudevano un occhio e quindi magari nel caso del nostro ascoltatore si assumevano la responsabilità di far tornare in presenza... No, così questo oggi non è così. Non si verifica più, non c'è nessuno che si assume una responsabilità che sia una in questo paese. No, è vero. Soprattutto nel settore pubblico. Sempre, visto perché portiamo anche esperienze personali, le faccio una domanda anche in questo caso legata alla situazione. Io ho una bambina di 5 anni che ieri ha spento le candeline, compleanno era stato qualche giorno fa, ma per motivi di quarantena l'abbiamo dovuto rimandare. Ieri ha spento le candeline alle 2 e alle 6 ha fatto il vaccino. Fa l'ultimo anno della scuola materna. Cambia qualcosa anche per i bambini dell'infanzia? Oppure, visto che non hanno le mascherine, non hanno niente, nonostante siano vaccinati, rientrano sempre nelle categorie che diceva Lunghini poco fa? Non lo so, vedremo che cosa esce da questo confronto di queste ore. Noi abbiamo chiesto che venissero uniformate le regole proprio per agevolare le famiglie e consentire quantomeno un inquadramento coerente di tutta questa materia, e l'appello al buonsenso è quello che ha determinato la situazione proprio delle quarantene che cominciano senza aspettare la ASL, perché se si aspettava il provvedimento di quarantena, le quarantene cominciavano almeno 3 o 4 giorni dopo, se non 5 certo, giorni dopo, e quindi ci si trovava con tempi dilatatissimi, quando invece le persone per buonsenso a loro volta magari stavano già in isolamento, sì, sì, e in quarantena. Si dovrebbe andare verso un mantenere la didattica a distanza, evitare l'isolamento, insomma, ed evitare ridurlo, il tampone per il tampone per il intanto ci sono anche delle situazioni, vado da Luca lunedì a Pisa, particolari di solidarietà, perché poi gli stessi ragazzi avvertono condizioni molto complicate. Cosa succede in quell'istituto, in quella scuola pisana, Luca? Sì, qui siamo a Casciavola, una frazione di Navacchio, a Cascina, e questa è una di quelle piccole storie che però danno un grande insegnamento. Cosa è successo? Una classe della scuola che vedete alle mie spalle, l'Istituto Borsellino, dei ragazzi in una situazione mista di didattica a presenza, in presenza e didattica a distanza, hanno riempito, diciamo, autonomamente i banchi vuoti lasciati dai compagni che erano in didattica a distanza con dei manichini fatti da loro con i loro vestiti, e in questo modo, insomma, hanno riempito quei vuoti che erano fisici ma ovviamente anche emotivi nel trovare una classe insomma semideserta. Un'iniziativa nata dai bambini, ci ha raccontato la preside, e ovviamente poi accompagnata e incoraggiata dal personale didattico, che insomma ha commosso, ecco, in qualche maniera gli insegnanti e la preside stessa. Noi ci siamo fatti raccontare e insomma è venuto fuori, insomma, il livello di difficoltà ovviamente nel gestire questa situazione che è veramente molto complicata. Infatti insomma, alla fine della chiacchierata che abbiamo fatto, la preside ci teneva a ringraziare tutti i collaboratori scolastici, gli insegnanti che si devono improvvisare ai tecnici di laboratorio, quasi, insomma, con competenze che ovviamente non sono solo quelle didattiche, e la difficoltà di gestire, insomma, una parte di ragazzi in presenza e una parte contemporaneamente in DAD. Insomma, un'iniziativa che è piccola, come dicevamo, ma che ha un valore universale per tutte le scuole, per tutti i ragazzi che affrontano questo periodo. Vi farei sentire direttamente le sue parole, come la raccontate e come vivono insomma, gli insegnanti questa situazione. Poi qua da Casciavola è tutto. È un'iniziativa dei ragazzi che si sono sentiti soli perché appunto, come tutti sanno, le regole alla secondaria prevedono la didattica digitale integrata, cioè mista, un po' a scuola, un po' a casa quando scatta il secondo caso di positività, e quindi per
così compensare l'assenza fisica di questi loro compagni in classe, hanno pensato di fare dei simulacri, no? Delle figure mettendo il loro proprio giacchetto, il cappello, la mascherina al banco dove i compagni stavano seguendo invece in didattica a distanza. Questo è la ci dà la misura di come i ragazzi riescano a elaborare questo brutto periodo in modi creativi e che testimoniano comunque l'unione, la solidarietà della classe e dei ragazzi di questa età che stanno vivendo la loro adolescenza e preadolescenza in un momento così difficile. Ci danno un pizzico di allegria, hanno fatto anche dei bigliettini, si sono scambiati dei bigliettini, ci sono i rubacuori, ci sono queste storie di ragazzi che ci hanno effettivamente molto, molto commosso. Il periodo è difficile per tutti, ma loro ci danno la forza di continuare e di andare avanti, di non scoraggiarsi, di affrontare le cose man mano che arrivano, una per uno, cercando di mantenere i nervi saldi, con la consapevolezza che noi come scuola cerchiamo di fare tutto il possibile per far vivere a questi ragazzi anche l'aspetto didattico e non solo sanitario, che a volte sembra che prevalga, almeno da dietro le quinte, da dove la vedo io. È dal 2020 che diciamo che questi ragazzi stanno crescendo più in fretta dei loro coetanei corrispondenti di altre epoche storiche. E questo quindi ci rende molto fieri di tutti i nostri bambini dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, perché veramente non solo rispettano le regole in modo rigoroso e attento, ma riescono anche a trovare motivi di ludici, anche di divertimento, anche di creatività. Dentro a una situazione che solo fino a 3 anni fa non ci saremmo mai immaginati di dover vivere. Questa è la situazione, già che l'ho vista molto interessata questa storia, un'iniziativa insomma Sì. che fa anche tenerezza. Fa tenerezza e soprattutto fa riflettere su qual è la ferita emotiva che questa pandemia ha inferto ai cittadini più giovani. Abbiamo appena approvato in consiglio una legge, una PDL dell'Ufficio di Presidenza che ha portato la mia commissione sull'attività per i giovani. Il consiglio ha destinato una parte ingente del suo bilancio, delle risorse che può liberamente destinare nel suo bilancio, a progetti destinati ai più giovani proprio per aiutare a superare per iniziative di aggregazione, creative, perché questa bellissima iniziativa commovente dei ragazzi, di vicino Navacchio ci fa vedere proprio qual è stato il carico emotivo della pandemia e il bisogno che loro hanno avuto. Cioè, loro sono cresciuti senza una rete di relazioni e 2 anni della loro vita, sono Non glieli un'infinità. dà nessuno. Mentre per noi 2 anni, voglio dire, e mia figlia mi ha fatto molto riflettere che nel pieno del primo o secondo lockdown, non ricordo, mi ha detto: vedi mamma, dice, te parli bene, ma voi i vostri amici li sentite al telefono, ce li avete. Per noi questi sono gli anni in cui comincia tutto. Certo. Dice, e noi siamo spaesati, ed è così. Lunghini, i suoi figli se la ricordano il mondo senza mascherine, i miei con difficoltà. Ah, vedi. I miei hanno la grandissima fortuna che almeno d'estate, insomma, noi abbiamo la fortuna di riuscire a farli stare con i nonni al mare. E quindi fortunatamente diciamo che almeno diciamo nei mesi estivi se lo ricordano senza mascherina. In inverno ho paura di no. Questa è la situazione. Chiudiamo questo capitolo sulla scuola Balavotti. Le indicazioni che arrivano anche da questa proposta, che è da parte del PD, ma insomma, forse il colore politico ha poco senso in questo caso, serve dare una svolta. Beh, l'iniziativa degli studenti di Casciavola è emblematica perché i pupazzi servono a colmare, no? Un vuoto. Certo. Poi effettivamente questi pupazzi non riusciranno mai a colmare Sì. quel vuoto. E allora rimane però, no, il pupazzo come simbolo di qualcosa che in questo anno e mezzo è mancato. E da qui qualsiasi proposta che
in questa fase o magari in quella immediatamente successiva alla pandemia, disegni degli spazi e delle attività per questi ragazzi, per dar loro modo di recuperare la socialità che in questo periodo è mancata, sono proposte che noi condividiamo e che sosteniamo. Lunghini, la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo la pubblicità che incombe, diamo la linea alla regia, torniamo tra pochissimo ancora per parlare di tamponi, parleremo di obbligo vaccinale per gli over 50, di costi delle bollette elevatissimi, c'è un'azienda, una storica azienda nel Valdarno, in provincia di Arezzo, una vetreria che è stata costretta a fermare la produzione almeno fino a primavera perché non ce la fanno più con il gas, tra pochissimo.